Wow, l'anno scorso è andata veramente bene, ho fatto un sacco di fatturato, ma forse mi cambia qualcosa? Ne parliamo in questo video. Con il 1 gennaio 2023 l'obbligo di tenuta della contabilità ordinaria per imprese individuali e società di persone che svolgono attività di servizi e professionisti scatta qualora nel corso del 2022 si sia superato il nuovo limite di 500.000 euro di ricavi rispetto ai precedenti 400.000. Per le imprese individuali e società di persone che svolgono attività diverse dalle prestazioni di servizi, il limite è stato aggiornato a 800.000 euro rispetto ai precedenti 700.000 euro. L'elevazione dei limiti riguarda anche la periodicità della liquidazione IVA, che al loro supero passerà da trimestrale a obbligatoriamente mensile, e ciò per la previsione contenuta nel comma 11 dell'articolo 14 della legge 183/2011, dove è stabilito che i limiti per la liquidazione trimestrale dell'IVA sono i medesimi di quelli fissati per il regime di contabilità semplificata. Per le società di capitali, tenute ad adottare sin dall'origine esclusivamente la contabilità ordinaria, i limiti interessano solo per quanto riguarda la periodicità IVA. Il superamento per le prestazioni di servizi di 500.000 euro e per le altre attività di 800.000 euro di volume d'affari azionerà l'obbligo della periodicità di liquidazione e versamento IVA mensili. L'adozione dei regimi obbligatori scatta dal 1 gennaio dell'anno successivo all'avvenuto supero, quindi laddove i limiti fossero stati raggiunti e superati anche di un solo euro. Nel corso del 2022 gli obblighi di tenuta della contabilità ordinaria e della nuova periodicità IVA mensile scattano dal 1 gennaio 2023. Gli adempimenti necessari per l'impianto contabile ordinario sono costituiti dalla redazione di una situazione patrimoniale iniziale all'1 gennaio dell'anno in cui diviene obbligatoria la tenuta della contabilità ordinaria e che necessiterà della ricostruzione di tutte le poste attive e passive di bilancio. Quindi, oltre che la ricostruzione dei saldi, delle immobilizzazioni e dei rispettivi fondi, agevolmente prelevabili dal libro cespiti se tenuto ordinatamente, anche la più complessa ricostruzione dei saldi clienti e fornitori completa del dettaglio delle fatture aperte, quindi non solo il saldo complessivo clienti e fornitori, ma anche il dettaglio dei singoli saldi delle fatture totalmente o parzialmente impagate che concorrono alla formazione del saldo cliente o del saldo fornitore complessivo. Necessita quindi ricostruire il debito verso i dipendenti, ricostruendone le singole posizioni, il debito per TFR, il saldo verso gli enti previdenziali, gli enti assistenziali, l'INAIL, le organizzazioni sindacali, i conti correnti bancari, i saldi residui dei mutui, i rati e gli sconti, eccetera, per determinare così il patrimonio netto che nelle società di persone dovrà comprendere anche il capitale sociale. La situazione patrimoniale al 1 gennaio così ricostruita dovrà quindi essere redatta entro il termine di presentazione della dichiarazione di redditi relativa al periodo d'imposta precedente, quindi la dichiarazione di redditi 22 che si presenta nel 2023, e riportata sul libro inventari che a questo punto dovrà essere istituito. L'aspetto che tuttavia più di ogni altro incide sull'organizzazione della piccola impresa che entra nel mondo della contabilità ordinaria è la conseguente modalità di gestione dettagliata della contabilità aziendale. All'improvviso, infatti, il piccolo imprenditore si trova tenuto a raccogliere una mole inusuale di dati da consegnare al proprio commercialista, in particolare i dettagli delle movimentazioni bancarie sia in entrata che in uscita, distinte per conto e con verifica della corrispondenza con le risultanze bancarie eventualmente opportunamente riconciliate a fine mese delle operazioni effettuate dall'impresa ma non ancora contabilizzate dall'istituto di credito. Non per ultimo, il piccolo imprenditore, ormai cresciuto, si troverà ad affrontare maggiori costi amministrativi, vuoi perché il commercialista ora dovrà proferire maggior impegno alla tenuta della sua contabilità, vuoi in quanto in corso d'anno probabilmente si renderà conto che il suo lavoro non potrà essere, come dire, ingolfato da pastoie amministrative e quindi ricorrerà all'assunzione di personale amministrativo per la predisposizione della contabilità ancora troppo piccola per essere gestita completamente in casa.
Personale che necessariamente dovrà da subito essere adeguatamente preparato ad affrontare adempimenti e formalità. Capacità per ottenere o aggiornare le quali il personale stesso dovrà aver svolto con profitto dei percorsi formativi preparatori. Per l'imprenditore, infatti, richiedere abilità tecniche già acquisite fin dal primo colloquio di lavoro assume un aspetto estremamente rilevante, pena la perdita di denaro per inefficienze, se non per sanzioni in capo all'azienda. Infine, talvolta un ritardo nelle elaborazioni dei dati contabili di fine anno non consente di accorgersi del supero dei limiti ai fini IVA in tempo utile per effettuare il versamento dell'IVA ora mensile riferita al mese di gennaio, il cui versamento, qualora chiudesse a debito, scadrebbe il 16 di febbraio. Nulla di irreparabile. L'infrazione sarebbe comunque sanabile mediante l'istituto del ravvedimento operoso. Ma in tutto questo, il lato estremamente positivo è che se c'è stato in transito la contabilità ordinaria, si è assistito allora ad una crescita aziendale che, se perseguita, porterà certamente a dei risparmi. Infatti, se da un lato è vero il detto piccolo e bello, nei prossimi interventi vedremo come grande può essere anche meglio. Seguitemi. Bene, vi ringrazio per avermi dedicato il vostro tempo. Vi invito a visitare e a iscrivervi al canale YouTube Professionista Web Alessandro Moschini per poter usufruire in anteprima della pubblicazione dei nuovi video. Sulla piattaforma Udemy potete anche usufruire dei miei corsi, tra cui alcuni completamente gratuiti, ed acquistare quelli che più vi interessano. Potete seguirmi anche sul profilo LinkedIn Alessandro Moschini e su TikTok seguendo Alessandro_Moschini_PW. Grazie e al prossimo video.